La prima vittoria nel mondiale è un traguardo molto importante, quindi è una cosa indimenticabile, no? Anche perché è una sensazione unica. Era il mio primo anno di mondiale, venivo dal mio primo podio alla gara prima in Austria. Sono arrivato a Brno e sono stato subito veloce nelle prove, al punto che ero riuscito a fare la pole position, quindi partivo davanti. C'era un misto fra una grande eccitazione per la prima pole position, ma anche molta preoccupazione, no? Perché hai paura di sbagliare. Era stata una gara di gruppo fino a un certo punto, come classiche gare della 125. Poi eravamo riusciti ad andare via io e Martinez, e da lì è venuta fuori una lotta all'ultimo sangue, perché non andavamo molto d'accordo, non ci stavamo molto simpatici, perché era tutto il campionato che ci dava fastidio, che lui mi dava fastidio a me, io davo fastidio a lui. Mi ricordo che avevo provato ad andare via, ma non ce l'avevo fatta, e quindi ce la siamo giocati alla fine, e l'ultimo giro ci siamo sorpassati 2 o 3 volte, era davanti lui, poi io sono riuscito a passarlo in fondo alla discesa, alla curva 10, prima di ritornare su in salita, e avevo paura che mi fregasse, perché con la scia poi in salita c'è tanta differenza, ma invece non è riuscito a superarmi, e quindi sono riuscito a vincere.